Ciao ragazzi, ciao. Bentornati su Clima Scarfishing. Allora, il video che state per vedere è una miniserie, chiamiamola, anche se poi il video è unico. E cosa vuol dire miniserie? Praticamente siamo su uno spot nuovo. Adesso poi lascerò parlare Christian che vi spiegherà dove siamo e il piccolo regolamento che c'è da rispettare. Dicevo, è una miniserie che sarà composta da più filmati, ok? Quindi ci vedrete con magliette diverse, pantaloni diversi, perché probabilmente poi inizierà anche a far freddo. Perché? Perché è uno spot nuovo, è una cava, ok? Quindi non conosciamo niente di questo spot. Siamo sicuri che è uno spot non difficilissimo, ma neanche facile. Ci è stato detto che non è che si viene qua e è una cava e ora 20-30 pesci al giorno, anzi, probabilmente già farne uno o due sì. Sarà difficile. Anche perché voglio dire una cosa, parliamo di una cava dove non ci sono punti di riferimento. Adesso appunto vedete delle immagini, non ci sono punti di riferimento, non ci sono scalini importanti, quindi è abbastanza piatta, dislivelli che variano forse di mezzo metro, non di molto, e comunque sono presenti qualche diciamo zona dove ci sono magari delle rame, delle alghe, quindi a parte queste cose qui la cava è molto esatto. Quindi siccome le difficoltà ci sono, invece che fare ogni volta un video sperando poi di prendere il pesce, abbiamo deciso comunque vada di fare più sessioni in questo posto, perché ci è piaciuto fin da subito, e unirle poi in un unico video. Quindi vedrete nelle immagini successive varie pescate, vari accorgimenti che abbiamo preso durante queste sessioni, quindi cambi tattica, cambio esche piuttosto che una, metto un'altra, provo, magari uso le Tiger, insomma un riassunto di quelle che saranno queste pescate che verremo a fare nei mesi a venire, e quindi vi portiamo questo sunto in questo video, però sappiate che non è stato in un unico giorno ma in più giorni. Vuoi aggiungere altro? Sì, volevo dire una cosa, anche perché può essere uno spunto magari, ovviamente noi ragazzi lo faremo in base alla nostra conoscenza, quindi agiremo in base a quello che abbiamo imparato sinora e magari a qualche consiglio che ci è stato dato. Proprio perché essendo un posto dove non è praticamente abbastanza piano, non ci sono punti di riferimento, quindi dovrebbe essere tecnicamente più facile. In realtà la difficoltà è più alta, perché certo che se parte un pesce ora sembra quasi che sì. Sia facile. Quindi beh, insomma, abbiamo conosciuto persone che hanno fatto diverse bianche in questo posto. Non è facile. Non è semplice, facile. Quindi magari può essere anche uno spunto per voi per capire, non sempre da due professionisti, perché per Dio non lo siamo, però come magari approcciarsi e capire il cambio tattica col tempo, come ci organizziamo per cercare di capire come avere dei risultati in questo posto. Esatto. Bene, adesso vi lasciamo parlare le immagini un attimo della cava e poi Christian ci spiegherà quello che è il piccolo regolamento da rispettare. Via. Allora ragazzi, avete visto le immagini, siamo nella cava di Bagaggiolo, è una cava nella provincia di Treviso e è una cava libera gestita dalla FIPSAS. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è un lago a pago,
Ma semplicemente, come ad esempio i laghi Cesena, è una cava dove la gestione è in mano alla FIPSAS. C'è da dare onore al merito alla FIPSAS perché hanno creato un posto stupendo, perché sì, a noi piace è molto curato, l'avrete visto dalle immagini, il posto è molto molto bello, molto ben tenuto. Non si può creare sovraffollamento perché esatto, le postazioni, adesso lo dirai, sono quelle che sono. Poi sono anche belle larghe, perché in questo momento noi siamo nella postazione 3, ma la postazione 3, come le altre, c'è la sinistra e la destra. Vi diciamo che ci sono un 20 metri buoni sì, tra sinistra e destra, quindi sì, sì, c'è veramente spazio. Allora ragazzi, la cosa importante qui è il regolamento. Il regolamento, insomma, più o meno sono le cose essenziali e classiche che troviamo in qualsiasi altro regolamento, ovvero gli ami senza ardiglione, ovviamente essere muniti di disinfettante, culla, guadini adeguati, materassini, quindi tutto quello che, come già anticipato in altri video, è nella parte del mantenimento del pesce. E per entrare ragazzi qui bisogna essere in possesso della tessera FIPSAS, quindi non si può fare il giretto così e bisogna essere tesserati FIPSAS, ognuno deve avere la propria tessera. Per pescare bisogna prenotare, se andate nel sito della FIPSAS trovate la cava, c'è un numero, chiamate e vi prenotate la postazione. E non costa nulla a meno che non si è residenti nella provincia di Treviso, in tal caso sono 5 euro giornalieri che si paga. Quindi se sei fuori dalla provincia di Treviso, sì, infatti chi non è residente nella provincia di Treviso paga quei 5 euro sì, cifra onesta, insomma assurda. Quindi ecco, ci tengo a precisare ragazzi che qui le guardie passano, quindi vi invitiamo, insomma, a non entrare così, a non fare i furbi, dai, esatto, dillo, perché passano, ci sono controlli molto rigidi, quindi vi possiamo dire, insomma, di essere molto prudenti e munirvi di tutto. Posso dire una cosa, Cri, che a parte il regolamento in sé, secondo me prima della parola regolamento c'è la parola rispetto. Quello rispetto, uno per i pesci, certo, ma due per la gente che lavora. Quindi venire qua e fare i furbi senza prenotare, senza licenze, pescare lo stesso, assolutamente, cioè, quindi quello va oltre ogni regolamento. Quindi ragazzi, mi raccomando, bisogna prenotare sempre la prenotazione vi arriva tramite mail, quindi poi quando passa la guardia dimostrate la mail e siete a posto. E la FIPSAS si penso può pasturare con boilers, mais, granaglie, quindi non c'è, diciamo, sì, si può passare un po' con si può utilizzare si il vuole. Barchino? Si può utilizzare il barchino, perché come avete visto noi l'abbiamo utilizzato, e anche il gommone, apro una parentesi, non mi ricordo, non ho guardato se per il gommone si deve chiedere un permesso o pagare, se non ricordo, che costi c'è 5 scritto euro, comunque penso, ragazzi trovate tutto scritto nel sito e basta. Quindi riassumendo, cava bagagiolo gestita dalla FIPSAS ragazzi, regolamento lo trovate comunque nel sito e basta, non è facile come può sembrare, l'apparenza inganna. Bene, il posto è abbastanza tosto e come vi diceva Max, adesso partiranno questa serie di video in più giorni, non sappiamo quanti, quindi speriamo di riuscire a fare qualche risultato. Questo è il giorno numero 1. Abbiamo approcciato questa sessione utilizzando il nostro mix, dico la tocca, il nostro mix, qualche, hanno innescato delle Tiger. Ti dirò che su un rig ho il 360 rig con due micro pop-up. Sì, quindi stiamo provando un po' di approcci diversi. Vediamo, non ci siamo focalizzati questa volta tutto nel nostro mix, abbiamo cercato di capire un po' se variando un attimino inizialmente, esatto, dove va il pesce. Anche perché il risultato qui è prendere pesci, non per forza usare il nostro mix, perché sennò siamo anche stupidi. Cioè, non prendiamo, ma abbiamo usato il nostro mix. No, cioè, e noi dobbiamo fare pesce comunque, esatto, quindi se la cava non accetta il nostro mix, bisogna cambiare tecnica. Quindi esatto, questo video sarà dedicato poi anche appunto ai cambi di tecnica. Quindi primo giorno oggi, vediamo così. Prossima volta vediamo come va. Un'altra cosa che mi sono dimenticato ragazzi, quando entrate con le macchine per pescare, le macchine vanno tutte a destra, verso diciamo la rete. Bisogna lasciare libero il passaggio perché appunto se qualcuno passa deve trovare il posto libero. Quindi c'era questa cosa qui che mancava da dire. Bene. Bene, speriamo la sessione vada a buon fine e guardatevi il video. Allora ragazzi, giusto per mostrarvi un attimo l'efficacia delle guaine, questa canna l'ho appena tirata su,
ha fatto un 2 ore e mezza in acqua circa, ora vediamo se mette a fuoco, dovrebbe mettere a fuoco. Sì, non mette a fuoco, perché non mette a fuoco? Eccola qui, la boilie è ancora perfetta, la retina c'è, c'è ancora, quindi funzionano, ottimo sistema contro gambari e tartarughe. Però adesso dobbiamo cambiare perché dobbiamo ancora vedere partenza, quindi bisogna, tanto si fa buio, cambiare. Però retine funzionano. Una mezza partenza sulla canna di Christian, vediamo se ha un seguito. Com'è Cri? Non lo so. Che non avevo il filo in tensione. Incalata? Prima vera falsa partenza, chiamiamola così, da oggi pomeriggio, ma sembra che abbia mollato. Niente Cri, eh? Io non la toccherei perché c'è il nostro, qui c'è il nostro mifo soprattutto, e sì, c'è la retina, quindi so che è a posto, quindi non la toccherei. Aspetta, ok, un po'. Va bene, intanto ragazzi si sta avvicinando l'ora dell'addio. Quindi diciamo che questa prima sessione non è andata bene per adesso. Però è andata che ovviamente come al solito abbiamo, anche se non si prende il pesce, comunque sia bisogna sempre cercare di capire il perché. Quindi diciamo che in questa sessione stiamo un po' capendo, magari abbiamo provato delle cose, visto che non funzionavano, abbiamo fatto qualche giro col barchino, con l'eco scandale, abbiamo visto che comunque, cioè, abbiamo acquisito diciamo abbastanza informazioni comunque oggi. Adesso c'è solo da capire dove e come gira il pesce. Vabbè. Ok, vabbè, falsa partenza, dai. Allora ragazzi, eccoci qua, modalità notturna per noi, giusto per non attirare milioni di insetti. Prima sessione fallita tra virgolette, perché non è un fallimento, abbiamo imparato qualcosa che non è facile, quello l'abbiamo imparato, no, però insomma dai, abbiamo cercato di capire, abbiamo provato di tutto, qualche credo. Informazione più che altro sul posto. Adesso proveremo come dicevamo prima, altri giorni, altri orari, quindi esatto, vedremo esatto. Anche in altri orari faremo delle varie prove, vedrete tutto in questo video. Basta, tra pochi secondi partiranno le immagini della sessione numero 2, che non sappiamo ancora se sarà di mattina o sempre pomeriggio sera, e speriamo di rifarci. Esatto, quindi ragazzi, a fra poco. Il video prosegue. Ciao! Allora, sono le prime ore del mattino, seconda sessione. Ci riproviamo e non siamo da soli, quindi cercheremo di parlare anche a bassa voce oggi. E niente, proviamo con le prime ore del giorno, sperando che qualche carpa possa partire, magari a quest'ora sono più attive. Nella postazione dove eravamo l'altra volta, ora ci sono delle altre persone, quindi esatto. Al momento siamo nella postazione 5. 5, sì. E vabbè ragazzi, abbiamo giù solite cose, stiamo provando che questa mattina staremo sempre ancora qualche ora e vediamo se riusciamo a capire un po' se magari è una questione di orario esatto, o esatto. Di altro. Bene. Bene, a dopo. Colpi alla canna di destra, quella sul sottoriva. Diciamo che oggi abbiamo cambiato un po' tattica, ovvero abbiamo scelto di non pasturare col cobra o col barchino, ma abbiamo messo delle boilies dentro i sacchettini in PVA, giusto per avere vicino all'innesco qualcosa in più. Quindi se dall'altra volta abbiamo pasturato non in abbondanza ovviamente, ma una pasturazione un po' più abbondante rispetto a quella del sacchettino, oggi cambiamo.
vediamo se magari non pasturando, ma affidandoci solo ai sacchettini in PVA con del pellet e delle bolles dentro, possa cambiare qualcosa. Bisogna approcciarsi anche diversamente ogni tanto. Esatto, poi vi ricordo che anche all'Angler Park è successa un po' la stessa cosa, ovvero avevamo pasturato nell'ultimo video e le carpe sostanzialmente le abbiamo prese tutte quante fuori pastura, quindi magari è controproduttivo un attimo, perché adesso ci sta dando un po' di più. Non voglio togliere partenza lenta, fa ben sperare. Sembra che ci sia. Però non vorrei che sia un pesce di ragazzi, è un'emozione che non potete capire, perché dopo praticamente diverse ore passate qui a niente. O che c'è un ostacolo e si è incagliata, non lo so. Tutte carpe guadagnate comunque qui, Qualcosa c'è attaccato. Sì. Ascolta, grande o piccola, prendila e vediamo cos'è, dai. No? Un attimo che Max ti voleva giusto far vedere una cosa, ragazzi. No, volevo solamente far vedere che abbiamo preso queste boilies qua della Big Carp che abbiamo usato dentro i sacchettini in PVA, come avevo detto prima, no? E le abbiamo messe dentro, non sbriciolate intere, perché queste qua sono del 15, queste qua sono alle spezie Pink Spice, quindi proviamo, ragazzi. Come ha detto Cristian, bisogna variare, purtroppo questo posto è difficile, bisogna provarle un po' tutte, speriamo. Bagaggiolo 2, Climax 0. Allora, facciamo qualche considerazione, perché questo è un video dove di volta in volta facciamo queste prove. Allora, potremmo sembrare due inesperti, e lo siamo. No, allora, abbiamo provato diversi approcci. Oggi abbiamo provato a non pasturare, quindi abbiamo visto che pasturando e non pasturando non abbiamo avuto risultati. Ora ci resta solo un'altra cosa da fare. In questa cava si pesca praticamente solo da un lato. Il sole comincia a battere nell'altra sponda, di qua c'è l'ombra, cosa inversa ovviamente verso sera, che il sole cala praticamente davanti a noi. Allora, si è un po' ipotizzato che il pesce giri praticamente solo dall'altra parte. Quindi, sì, ipotizzato tra virgolette, le vediamo saltare solo là. Abbiamo ipotizzato questo, quindi la prossima prova che faremo sarà quella di trovare lo spot. Ora, in mezzo alla cava è impossibile perché è tutta quanta una piana, quindi cercheremo di riuscire ad arrivare il più vicino 150-200 metri fuori col barchino. E l'altra volta col barchino abbiamo provato a calare nel mezzo, però avendo un bel quantitativo di pastura, quindi abbiamo fatto quella prova lì, non siamo andati fino in fondo. Diciamo che il terzo step bagaggiolo sarà quello di provare a calare a 200 metri. Esatto, quindi ragazzi, questa avventura non ci arrendiamo. Come abbiamo detto, è un mini video dove si raggruppano varie sessioni, dove ci sono cambi di strategie, cambi di tattica, cercare qualsiasi cosa pur di poter prendere almeno un pesce, perché cioè, un pesce qua allora vuol dire essere strafelici. Quindi ci abbiamo provato in tutti i modi. Cristian oggi ha innescato dei frutti trovati sugli alberi, perché si è ipotizzato appunto che potessero magari apprezzarli dato che cadono in acqua. Niente, altro cappotto, abbiamo imparato qualcosa anche oggi e basta, mai arrendersi. Quindi ci riproviamo, ci vediamo fra poco nelle immagini successive con la terza sessione. Ciao! Ennesima sessione qui a Bagaggiolo, in cava, sempre in bianca, come siamo avete sempre visto. In bianca, da come avete visto le mini sessioni precedenti. Oggi ci riproviamo, perché siamo stanchi, quindi esatto, ci riproviamo, probabilmente questa è l'ultima volta, perché poi abbiamo altro a cui dedicarci. Due approcci differenti oggi, io sul sottoriva, Cri sulla sponda opposta.
vogliamo provarci, abbiamo il barchino, quindi lo stiamo sfruttando. Adesso vedrete nelle immagini poi le calate che ha fatto Christian. E ci siamo resi conto di una cosa, che il nostro mix qua non è apprezzato, o meno, è apprezzato da gamberi e tartarughe, quindi dobbiamo fare marcia indietro. Non va bene per questa sessione, abbiamo detto sì, che useremo altro. Cosa però, stiamo usando, Cri? Però forse non è il problema della boilies in sé del gusto. Il problema reale, forse, da come abbiamo visto, da come abbiamo un po' parlato, insomma, eccetera, potrebbe essere il tipo di fondale. Il fondale sì, che c'è in questa cava è un fondale melmoso. Sì. Quindi, diciamo, avendo avuto l'esperienza alle Antille, pescando con le bilanciate, ci siamo resi conto che probabilmente potrebbe essere un'esca jolly, esatto, quella che ti salva un po' la sessione. Sì. La oggi, via di mezzo tra la pop-up e la, esatto, fondante. Oggi stiamo provando proprio a usare delle bilanciate. Ora, noi non abbiamo un nostro mix bilanciato, quindi ci siamo affidati sempre alle boilies della Mainline, tranne io che sto usando, oltre a quelle, anche delle boilies della Big Carp, che poi vi farò vedere col barchino quando le caliamo. E io su una ho messo due Tiger e due chicchi di mais arancioni. Quindi ragazzi, questa è un po' la tipologia di sessione. Max starà nel mezzo più o meno, 15-20 metri. Io sono andato fuori col barchino. E barchino, vedrete, abbiamo ancora il barchino che avete visto le Antille per ora, quindi prossimamente speriamo di avere il nostro ufficiale. Detto questo ragazzi, vi lascio alle altre immagini e speriamo che questa sessione vada, ce la facciamo? Vada a buon fine. Ce la facciamo? Vediamo. Cazzo, ce la facciamo, dai. A dopo. Christian si sta preparando e questo è il suo nuovo giocattolino. Ah, si aspetta perché hanno visto solo la storia loro. Sì. Vabbè, ragazzi, ho preso la... mi mancava un portacane per le 10 piedi. Questo è la linea nuova della corda, no? Compact. Sì, la Compact. E sì, ero senza, diciamo, i poderi per le canne e mi sono innamorato di questo. Molto comodo, devo dire. Sì. Imbottito tanto. Chiuso, è molto... cioè, è tutto bloccato dentro, non si muove niente. Tutto quanto fermo, assurdo, veramente. Beh sì, ti ci voleva, Cri, perché alla fine le avevi sempre così svolazzanti. Le avevo in macchina messe lì così aperte e prima o dopo le avrei rotte, quindi... sì, e noi ovviamente facciamo vedere tutto quello che quindi ci regaliamo, diciamo. L'abbiamo preso e basta. Guardate che imbottitura, ragazzi. Qua i mulinelli sono sempre... aspetta, aspetta, ti mostro un'altra cosa. Ah, sicuro? Ti mostro un'altra cosa che ha, aspetta. Dimmi, Cri. Perché la figata è che questo... ci sono delle tasche anche, vedo. Sì, oltre vabbè, a regolarti qua, puoi mettere della roba qui, vedi. Il palo del mulinello. Sacca. Sì, sì, è veramente comodo, devo dire. Hanno fatto... un bel lavoro. Veramente una bella sì, sacca. Sì, assolutamente sì. Bene. Passiamo alla prima calata. Io, Max pesca... come anticipato sta pescando a lancio, invece io proverò a pescare con il barchino un po' più fuori. Almeno abbiamo due possibilità. Pasturazione, abbiamo preso delle Tiger, abbiamo innescato un piombo da 80-90 grammi circa e la pallina bilanciata che abbiamo usato anche alle Antille, perché abbiamo deciso di fare questa prova, di provare a pescare bilanciato. Sì. Stiamo portando una canna fuori verso la riva opposta e intanto vi mostro cosa segna il dipper. Alghe a non finire, guardate che banchi d'alghe che ci sono, impressionanti. Adesso andiamo a trovare un po' di pulito. Allora ragazzi, la seconda calata che faccio col barchino è sempre pasturazione a base di Tiger e mais, però siccome sto usando queste boilies della Big Carp, ne butto un po' anche sopra le taglie, quindi questo è quello che andrà giù assieme all'innesco. Speriamo bene. Qualcosa c'è. Se è una tartaruga, non puoi farci niente. Mi ricorda le mangiate degli Amur delle Antille. Sì, poi partivano. Però. Poi partivano, sì. Va bene. Ascolta, se è una tartaruga, prova a ritirarla su e amen. Cioè, cosa dobbiamo fare? Non può andare avanti tutta la sera a suonare. Prima che vada sulle mie canne a sinistra, dai. Ma tanto non va perché il filo è qua.
Mamma ragazzi, che fatica, cioè è impressionante. O è un mini pesce. Dai, via. Via, togliti il dubbio, cioè la carpa sarebbe partita comunque. Quindi o è piccola o è un pesce di disturbo o è l'ennesima tartaruga. C'è qualcosa? Sì, è questo il problema. Non c'è niente. Ennesima tartaruga. Mamma mia che fatica ragazzi. Niente? Te lo dico fra poco. Che sento comunque un po' di zavorra, ma... Ma può essere che sia contro le alghe e tutto. È un pescettino piccolo. Ah, anche sì. Oppure una bella tartaruga. Dai che vediamo una tartaruga. Dimmi quando ce l'hai sotto. Non so perché non ho neanche la torcia, quindi non vedo nulla. Arrivo. Qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Qualcosa c'è. Bene. Vediamo cos'è ragazzi. Tartaruga da 2 kg. Sto cominciando a dare adesso. Ah però. Ah, adesso comincia un po' a darci. Vediamo. Dai, dai che... Forse c'è almeno un pesce. Vediamo il pesce misterioso. Tartaruga. 4 kg di tartaruga. Ecco sotto, Una tinca. Una tinca. Bene, portiamo la tinca, ragazzi. Allora, vi faccio vedere, non è una carpa, è una tinca, bella, perché è molto bella, eccola qui. Che bel pesce la tinca, eh? Sì, allora, vabbè, ok, non è carpa, però è già qualcosa, da niente, è già qualcosa. Bene ragazzi, io direi che andiamo a rilasciarla. Guarda però, la pinna in proporzione stato. Al corpo. Che grossa! Gigante questa, corre in acqua. Bene ragazzi, dai, via, la rilasciamo. Altra partenza strana come quella di prima. Adesso vediamo cosa succede e se riusciamo a prendere una benedetta carpa. Non è neanche questa una carpa, Green. Però... Incalata, ma... O è come prima la tinca? Guarda, non aveva neanche forza, ha fatto forza l'ultimo metro, metro e mezzo, quindi non lo so. Non è una carpa. La carpa prendeva. Hai qualcosa attaccato? Sì, perché c'è qualcosa attaccato sicuramente. Vabbè ragazzi, vi mostriamo le tinche di Bagagiolo. Oddio, è una tinca grossa. Bene, allora ragazzi, puntiamo i riflettori qui. Cos'è? Hai visto? Un pesciolotto, penso una tinca. Senti, sì, sì. Aspetta perché c'è. Sono dei rami notevoli. Come sai? Sì, danno una forza qua sotto, danno al massimo di se stesse qua sotto. Ecco. Bene ragazzi, dimostriamo che questa. Vabbè, ragazzi. Un'altra tinca, ragazzi. Mangiano queste stasera e. Vabbè, da niente a queste è meglio questo, sì, dai. Sì. Almeno ci muoviamo un po'. Un'altra tinca, sì. Sì. Però è veramente un bel pesce la tinca, eh. Cioè, non. Sì. Era da un po' che non ne prendevo una. È veramente un bel pesce. Peccato non sia la carpa, sono però questi riflessi ramati che non so se si riescono a vedere. Bronzo bene. Tipo, guarda che bella. Vabbè Cri, ascolta, va così, facciamo un po' fatica con le carpe. Sai che ci siano due o tre tinche e una carpa magari, dai. Sì, dai, la rilascio perché magari è anche... Certo. Boh. Ok. Eccomi qua ragazzi, stiamo ancora provando a sentire la pallina se sa da fango, ma... ancora un buon profumo, quindi vuol dire che ero su un punto pulito. Volevo spendere due parole un attimo per farvi vedere il rig. È un semplice blowout rig con il tubicino che adesso si è anche spostato, quindi eccolo qua, blowout tube rig.
c'è anche la storia su Instagram di come crearlo, un kickers, quelli della corda bianchi, e la wafter bilanciata della mainline. E basta, adesso vado a rifare il sacchettino e tutto, e ricalo. Quindi volevo solo fare questa piccola passata del rig, che tanti ci chiedono appunto con che rig peschiamo e tutto, quindi ogni volta, se possiamo, facciamo rivedere. Eccoci qua ragazzi, bentornati per questa ennesima sessione. Stiamo facendo la prima calata di Christian, io le mie le ho già calate. Perché sei arrivato prima. Aspetta un attimo che mi è uscito dall'inquadratura, ragazzi, guardate il barchino come vola. Mamma mia, guardate le luci dietro, che spettacolo. Ecco, diciamo che con la nebbia... Questa qui è quella sottoriva o...? No, quella sottoriva la butto qui. Ok. Diciamo che con la nebbia aiuta, eh. Ecco, guarda, 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 attento. Spenta le luci. Perso. Sì, qua lo riesco a vedere, ma... Mamma mia, guarda, guarda che luci, Cri, spettacolo. Bene, allora, nuova sessione, ci riproviamo. Abbiamo fatto dei piccoli accorgimenti che... Aspetta che adesso non è più a fuoco, Cri, quindi riprendo un attimo te. Eccoti qua. Abbiamo fatto degli accorgimenti, ragazzi. Ovviamente, come vedete, dalla sessione precedente sono subentrate le nostre amiche mascherine. E niente, speriamo che questa volta vada bene. E Cri, vuoi aggiungere qualcosa? Dopo vediamo le modifiche che abbiamo portato a questa sessione. Vabbè, aggiungere... Non c'è molto da aggiungere. Le stiamo provando un po' tutte. Ok. Quindi... La nebbia però sta iniziando a scendere. La nebbia inizia a scendere. Allora ragazzi, Christian ha scaricato la sua prima canna e basta, adesso buttiamo giù le altre due canne di Christian e speriamo finalmente di vedere, scusate ma ve lo voglio far vedere, guardate che fari che ha il barchino. Siamo, a quanto siamo Cri? Saremo un 60 metri circa e guardate le luci, fantastico. Bene ragazzi, andiamo a calarle tutte e ci vediamo più tardi. Ragazzi, finalmente è partita una... C'è Max? Non so, non la sento, ma pesa un attimo, però non ti so ancora dire. Sì, qualcosa c'è, qualcosa. Bene, c'è, bene, qualcosa bene, c'è. Bene, 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 bene. Dai ragazzi, vediamo se il cambio tattica ha funzionato. Sì, sì, qualcosa c'è. Speriamo di sì. Allora, poggio qui, inquadro Max. Qualcosa c'è. Non è enorme. Non importa. Viene, però adesso vediamo perché si sta iniziando a ribellare. Eccola. Anche oggi avevo avuto una partenza qui, ma a me... Max, parla un po' più forte se riesci, perché non so se... Sì, ok, si sentono. Comunque la registrazione si sta andando, perfetto. Vediamo che il cambio tattica... Allora, sicuramente non è... Non è una un pesce tinca. Piccolo. No, non beh, può essere anche una tinca da 4 kg, però non è un pesce piccolo sicuramente. Questa qua è la canna che avevo appena ritirato. C'è quell'ansia della prima volta. È che con sta nebbia non vedo neanche dov'è il filo, dove sono, quindi scenderò un po'. Ancora la sto vedendo io? Oh sì, 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 calma, calma. Calma perché non è brutta. Sembra dei bambini che... Sì, sì. Sì, 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 una specchiotta mi sa, eh. Aspetta che vado un po' giù. Vediamo di non perderla. Sì, sì, ce l'abbiamo. Sì, 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 cazzo! Sì, 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 sì. E vai, è anche carina. Bene. Ok, ok. Già iniziamo a ragionare. Non è enorme, ma non ce ne frega un cazzo. Cosa avevi messo qui? Mix Climax. Colpisce. Col Mix Climax. Colpisce, anzi guarda, ce l'ha anche in bocca. Ce l'ha anche in bocca, dai, vieni qua. Bene. Con calma. Ok ragazzi, eccola qua, ci siamo. È un po' agitata, acqua ne ha perché mi sono bagnato tutto. Eccola qua. Ok. Sono contento perché il nostro Mix ci ha salvato il culo. Sì. Veramente.
Sì, sì, sì. Ok. Dai, la rilasciamo e ricalo subito. Vi dico a malincuore che la rilasciamo perché qui veramente abbiamo fatto fatica a prendere un pesce. Quindi eccola. Sì, cazzo! Sì! È un'utria! Allora, ragazzi, bombetta pronta. Adesso vado a ricalare, ovviamente. Aspetta un attimo, che facciamo così, aspetta. Ma no, siccome in tanti ci hanno anche chiesto come, sì, come si mettono le bombette sui barchini, lo facciamo, sì, vedere un attimo. Ok. Allora, togli. Allora, ragazzi, vedete, adesso in questo caso noi facciamo vedere questo barchino, ma il concetto è un po' lo stesso. Quindi bombetta si fa passare sotto il barchino, viene su, qui c'è uno spacco apposta e si mette lì la appoggiata, perché quando il barchino corre questa qui tirerà indietro. E adesso qui Max ci metterà il pellet e la pastura. Oggi stiamo provando i prodotti di Best Italian Particle e devo dire che sulla K15, adesso sono tutto appannato, scusate, sulla K15, ovvero il mix di granaglie che contiene 15 tipologie, ve lo faccio vedere bene, ragazzi, guardate che spettacolo, mamma che profumo, mamma mia. Finiti la torcia. Ah sì, scusa. Eccolo qua, guardate, 15 tipologie di granaglie, guardate che spettacolo. E fatalità, su questo bel letto di pastura che andrò a fare è partita la Specchi. Ripeto, non era di taglia, ma sono veramente contento che sia partita sia sul mix Crimax. Cri, sono tutto appannato gli occhiali, sì, perdonami, ma tiro un attimo giù così si spanna, tanto siamo distanti, ragazzi. Sono contento che è partita sul CM1, prima mi sa che ho detto CM2, mi sono sbagliato, questo era il CM1, con la popapina da 10 mm piccolina e su caduta sul letto di pastura a K15 della Best Italian Particle. Quindi sono contento che comunque anche queste granaglie mi abbiano, magari no, lo prendevo lo stesso, magari la prendevo anche con un mais finto, tutto quello che vuoi, però stasera ha funzionato tutto, barchino, bombetta, mix Crimax, AK15, cioè sono veramente contento perché quando le robe funzionano i risultati si vedono, perché questa è la prima volta che poi veniamo con questo prodotto qua, quindi non so se ha fatto la differenza, però come avete visto negli altri video, questa era la prima volta che usavamo questo prodotto, che c'ha un odore fantastico. Perché siamo venuti anche con delle Tiger normali. Sì, sì, assolutamente, con le boilers da pastura, con tutto. Aspetta qui, che si è... ok. Qui ha pagato questo. Quindi adesso ricaliamo subito perché magari c'è il branco sotto, non lo so, perché ho fatto un bel letto di pastura, perché come vedete ci ho calato praticamente quasi tutta la busta. E adesso finisco questo e chissà che da qui a breve non riparta la canna. Sono stra felice. Certo. Boh, ok. Aia, mi incricco le ginocchia un attimo. Bene. Allora, Christian sta innescando qualcosa di nuovo. Vediamo un attimo se riesco a far luce. Sì, sono i fagiolini quelli. I fagioli magici. I fagioli di Banzai. Di Best Particle. E niente, con l'occasione stasera. Aspetta, Harry, non vedo niente, stai fermo un attimo. Visto che appunto in questa cava abbiamo. Aspetta, olla. Allora, eccoli qua.
visto che questa cava abbiamo avuto molte difficoltà, e con l'occasione ragazzi stiamo provando fagioli magici, la roba nuova che ci è arrivata. Guardate che tiger enormi ragazzi, guardate che roba. Se vuoi far vedere il terminale. Sì, arrivo Chris, scusami, mi ero soffermato su questa roba qua che è piuttosto lungo. Sì, guardate quanto è lungo, una spanna 22 centimetri. L'abbiamo fatto abbastanza lungo ragazzi, perché è stato uno degli accorgimenti che ci hanno proposto di fare. Mi raccomando, se pescate qui gli ami senza cardiglione ragazzi. E niente, quindi come sapete noi quando proviamo qualcosa, scusa, ci incuriosisce, quindi la proviamo. Oh, queste sono il Green Muscle. Adesso vediamo. Guardate che belle tiger ragazzi. Se i fagiolini mi ci regalano qualcosa di bello. Sì. Visto che la pastura funziona. Con la K15. Adesso dobbiamo ancora provare il Beep 7, che è quello che ci hanno consigliato per l'inverno, ma visto che non siamo ancora in inverno, Cri. Sì, con calma, adesso proveremo un po' di cose. Nel frattempo, ragazzi, abbiamo deciso di provare questa sera queste cose qui, appunto in questo posto, che per qualche sessione è stato un tabù per noi, quindi magari c'è chi viene qui e... Sì, fa 30 pesci. Infatti, però... Vabbè. Noi intanto siamo contenti perché dopo varie prove, svariati tentativi, provato un po' tutto, finalmente siamo riusciti... Ragazzi, però vi insegno una cosa, che questa pesca non bisogna mai arrendersi. Sì, perché è fatalità, Cri. Bisogna sempre cercare di capire bene il perché non si riesce a far pesce. Non bisogna mai arrendersi al primo tentativo. Esatto. Altrimenti... Sì, ma prima hai detto una cosa, che non bisogna mai arrendersi, ma non bisogna neanche mai sedersi, perché quella canna l'avevo rilanciata da poco, perché ho detto provo a riprovare a ricararla. Oddio, che gioco di parole ragazzi, scusate, sono stanco. La riprovo a calare. Ricaricato il barchino, rifatto la bombetta, cambiato esca, ho messo una Boilless CM1. Ci tengo a precisare, sono sott'olio, perché sono PVA friendly probabilmente, no? Sono sott'olio. E quindi è ripartita su un bel letto di AK15. E dai, speriamo di tirarne fuori un'altra. Guardate la nebbia intanto come inizia a farsi sentire. Sì. Va bene, a dopo. Bene ragazzi, eccoci qua. Abbiamo finito questa miniserie, dai, chiamiamola così. Sì, una cosa veloce per farvi vedere appunto che purtroppo sin dalla prima volta che siamo venuti a pescare qui non abbiamo avuto risultati, come avete visto. Abbiamo provato un po' di tutto, con pasturazione, senza pasturazione, solo sacchettino, sì, varie bobine. Abbiamo provato un po' di tutto. Ci penalizza molto il fatto di venire purtroppo in questi orari. Siamo venuti, come avete visto, anche una mattina, però non abbiamo avuto, sì, fino alle 10, poche ore, dalle 6. Non abbiamo avuto 10. Risultati. Non sono scuse, assolutamente, perché comunque se si capisce bene il posto, come, dove, perché, il pesce lo si fa anche in poche ore. Quindi stasera siamo riusciti a vedere una carpa, era ora. Fortunatamente fatto ha voluto che l'abbiamo presa con il nostro mix. E qui ragazzi noi ci serviamo del barchino, perché diciamo che preferendo calare un po' più in fondo, ma neanche più almeno tanto, siamo sicuri che abbiamo una bella pasturazione sopra. Esatto, esatto. E basta, stasera ottimi anche i prodotti Best Particle, perché esatto, fatalità, stasera che l'abbiamo usati per la prima volta qua ha pagato subito, quindi esattamente sono contento. Li stiamo provando ragazzi, perché comunque è una cosa nuova anche per noi, quindi adesso vedremo anche noi come sono, come lavorano. Per ora in una cava dove fin adesso non abbiamo visto nulla. Sì, è quello che sono contento. Poi magari prima, ripeto, non pasturavamo, sì, magari si sì, prendevo lo stesso, però insomma comunque il pesce c'è stato. Beh, in tanti comunque ci avete mandato le foto, che avete acquistato anche voi i prodotti e ci avete anche mandato le foto di pesci, quindi sicuramente sono ottimi prodotti. Come dice Cri, magari avremmo preso lo stesso la carpa anche senza quello, però come sempre noi vi riportiamo quelle che sono le nostre esperienze, quello che usiamo, quello che non usiamo, quello che abbiamo comprato di nuovo, quelle che sono secondo noi delle cose da provare. Quindi ci avete visto sin dall'inizio che mettiamo a nudo tutto quello che è in macchina nostra, che usiamo poi in pesca.
quindi sono contento, sono sincero, esatto. Sono contento. Quindi ragazzi, non finisce qui, perché comunque in questa cava qui ritorneremo. Adesso comincia, come vedete, in periodo un po' più verso l'inverno, quindi sarà un po' più difficile far pesce un po' dappertutto. Comunque faremo un'altra prova in questa cava, sì, con il so freddo quando. Con il freddo, esatto. Verremo qui veramente con il freddo e salvo che non si ghiacci il lago, ma la cava cerchiamo insomma di, sì, di fare, facciamo una prova, quindi vedrete più avanti, esatto, il video. Con questo ragazzi, noi ora il video finisce qui. Sì, volevo solo ricordare, come avevamo detto in live sulle storie Instagram e Facebook, che grazie appunto alla disponibilità dell'azienda Best Particle siamo riusciti ad avere una piccola chicca, ovvero che chi fa un ordine presso di loro poi ci scrive in privato, gli daremo un codice da fornire durante la prenotazione e riceveranno un omaggio, un vasetto di quelli che avete visto appunto che innescava Christian prima. È una cavolata ragazzi, però se possiamo far felice qualcuno anche con una stupidata, noi ci abbiamo provato, l'azienda era disponibile e siamo contenti così, quindi esatto. Ricordatevi di iscriverci sui social per chiederci il codice per avere l'omaggino. Vi ricordo sotto i commenti di questo video, ragazzi, scriveteci anche voi quando vi si presentano queste occasioni, come le affrontate, esatto, come le risolvete, e noi avete visto finora quali sono stati i nostri modi giusti o sbagliati, ci abbiamo provato ragazzi. Sì. Noi vi diamo appuntamento al prossimo video, come al solito i nostri social ragazzi li trovate sempre qui sotto, mail, Instagram e Facebook. Esatto. E basta, noi vi salutiamo da Cava Bagaggiolo, da Climax, è tutto. Ciao ragazzi. Ciao. Allora ragazzi, stavo andando a recuperare le canne e ha fatto una partenza questa canna qua. Cri, prova a recuperarla, magari un pesciolino piccolo, però a questo punto vediamo se c'è qualcosa. C'è? Sì, sembra che sia qualcosa. Sì, non penso che sia una carpa, perché oppure una micro carpa, non lo so. C'è qualcosa? Guarda. Sembra che tira però. Oh, è una tinca. O una tartaruga da un chilo e mezzo. Qualcosa c'è, perché ho visto il cimino piegarsi adesso. La sento tirare, vedi? Sì, apri la frizione, che non si sa mai, che magari. Perché no, anche prima è. È qualcosa di piccolo, vediamo. Eccola là. Allora, facciamo piano. Eccola lì. Cos'è, una tinchetta? Non so, vediamo cos'è. Vai, inguadina. Allora, aspetta un attimo. Vieni. Una tinca. Un'altra tinca. Vabbè, dai. Cavolo, sei incastrato. Sei incastrato il guadino? Sì. Ok. Ragazzi, le tinche di Bagaggiolo ve le mostriamo noi. Vabbè, anche questa fa brodo. A me ne abbiamo fatto un pesce a testa, dai. Eccola là. Boh, è che la guardiamo. Ce la fai a liberarla lì così? Ok. Lascia pure la canna lì per terra. Un piccolo extra, ragazzi. Un piccolo extra. Allora. Guarda che bella. L'acqua è... fredda? Freddina. Aspetta. Vai tranquillo. No, sai perché? Perché se faccio un passo in più scivolo. Vabbè, al massimo vai in acqua. Eccola qui ragazzi, un'altra bella tinca. Resta pure lì sull'acqua, che se dovesse scivolare. Belle. Aspetta che faccio uno zoom io. Veramente belle. Eccola là ragazzi. Bene ragazzi, da Bagaggiolo è veramente tutto. Salutiamo anche la tinca. Beh dai Cri, perlomeno qualcosa hai preso anche tu. Certo. Anche il tuo carino. Okay. Esatto. Bene. A questa volta veramente ciao. Ciao.